non può iniziare senza qualcosa da riciclare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Vi piace il mio cappellino di carnevale? Eh sì, sarà proprio questo uno dei due cappellini che oggi vi proporrò nel tutorial di Arte per te dedicato al carnevale. Dei cappellini di carnevale molto divertenti per i nostri party o semplicemente per festeggiare il carnevale per strada in maniera sobria, elegante ed ecologica. E allora, prima di passare sul piano da lavoro, vi ricordo che se volete aiutare Arte per te a continuare il suo percorso qui su YouTube, potete farlo contribuendo praticamente cliccando sul pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Grazie se lo farete, e sappiate sin da ora che tutto ciò che voi manderete per Arte per te verrà riutilizzato in seno al canale per apportare migliorie pratiche ad Arte per te. Mentre se volete aiutarmi sostenendomi moralmente, sappiate che vi aspetto anche sui miei due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Iscrivetevi anche lì numerosi e mi raccomando, lasciate tanti pollici in su e una condivisione a questo video. Detto ciò, ringraziandovi sempre per la vostra presenza, vi mando un grande bacio e adesso ci spostiamo di là e andiamo a vedere il cappellino di carnevale, anzi i cappellini di carnevale come si fanno. Finalmente è arrivato il carnevale sul piano da lavoro di Arte per te. Oggi faremo i cappellini per la festa. Yeah! Cosa ci occorrerà? Una bottiglia per due cappellini, un tagliabalza, un paio di forbici saranno necessarie, dei tappi di bottiglia, un bottoncino o qualunque altro elemento decorativo, le stelle filanti a carnevale non possono mancare, ci occorreranno anche delle cannucce e un ferro da stiro che non vi faccio vedere adesso perché è messo a riscaldare, ma sappiate che ci occorre il ferro da stiro. È un elastico per legare il nostro cappellino, una fustellina per praticare il buco e della colla a caldo con relativa pistola oppure l'attacca tutto, e poi un tappo un po' più grande. Io ho questo che è di un normalissimo deodorante, il mio per il progetto è troppo alto, lo taglierò, ma se voi avete un tappo da succo di frutta andrà più che bene. Cominciamo subito. Tagliamo, facciamo due tagli, uno più o meno qui a 12 cm dal collo della bottiglia. Questo è il corpo del primo cappellino. Con la fustella pratichiamo due buchini, l'uno di fronte all'altro. Questi ci serviranno per infilare l'elastico del cappellino. Mettiamo, io proseguo con la colla a caldo, metterò due punti di colla a caldo su ogni tappo. Quindi appoggerò il mio tappo sulla bottiglia, così, alternando i colori. Ne metto solo due punti perché tanto solamente in questi punti prende la colla. E voilà, tutto il mio cappellino è pieno di pois. Più colorati saranno i tappi, più belli verranno i vostri cappellini. Se siete dei tipi precisissimi, per cancellare le date di scadenza basterà semplicemente del solvente per unghie e un cotton fioc passato velocemente, e così i tappi torneranno come nuovi. Adesso prendiamo le nostre stelle filanti. Prendi il rosso e... Felice carnevale a tutti! Allora, prendo le stelle filanti e le piego così, faccio fare il ricciolino e lo piego su se stesso, così, voilà, ok, presa tutta la stella filante, così, e mettendo della colla a caldo sull'interno della imboccatura, senza bruciarmi, stando molto attenta, infilo dentro e faccio incollare, così. E voilà, ecco il fiocchetto. Prendo anche qualche coriandolino e, dando un buchino, un puntino di colla a caldo, spargo qua e là un po' di coriandoli di vari colori.
Questo fatelo fare ai bambini con la colla, si divertiranno un sacco. Sporcano il dito di Vinavil, puntano e attaccano tutti i loro coriandolini. Io per andare di corsa ovviamente non userò la Vinavil. Magari voi questo passaggio fatelo prima, io lo avevo dimenticato, per ammorbidire i margini del cappellino. Passateli su una lastra di ferro calda, può essere o una piastra da cucina o un ferro da stiro. Se farete così, i bordini si incurveranno all'interno e rimarranno morbidi sulla fronte, quindi non daranno fastidio una volta indossati i cappellini. A questo punto, siccome a carnevale il tresciume non è mai abbastanza, prendo una stella filante, la punto leggermente da qualche parte sulla mia bottiglia e la fisso. E morbidamente, così come lei cade con le sue belle ondine, la faccio transitare un po' su tutto il mio cappellino, come se qualcuno l'avesse soffiata proprio sopra il cappello. Voilà! Adesso un bel elastichino e il nostro cappellino è super pronto. Io ho questo elastico sottile, ve lo consiglio? No, assolutamente no, ma questo ho e per il video mi va più che bene. Voi comprate una fascetta elastica di almeno mezzo centimetro in modo che possa essere usata a mo' di fascetta per capelli e passare l'elastico sulla nuca. In questo modo il cappellino fungerà per le signore da cerchietto e sarà molto più comodo e stabile che non farlo passare da sotto il mento come farò io in questo caso. Il primo cappellino è pronto per essere indossato nelle nostre seratissime di carnevale. Vedrete in testa che carino, vi faccio la foto con me col cappellino, vediamolo, provo. Yeah! Questa è la reazione live. Benissimo. Adesso poi vi lascio la foto e intanto facciamo il secondo modello. Tagliamo l'estremità finale della bottiglia. Eccola qui. Tagliato questa parte, la abbasso leggermente e la pareggio. Anche per questo asciugo bene da tutti i residui di acqua e con il ferro da stiro arrotondo un po' i margini. È un'operazione che richiede un attimo, basta semplicemente un po' di attenzione quando la fate. Appena vedete che i margini si arrotondano, così fermatevi. Come prima, con la fustella pratichiamo due buchini. A questo punto prendo un cartoncino a contrasto con la mia base, a me piace un sacco giallo, e taglio una circonferenza, e prendo una circonferenza che sia molto più larga di quella, molto, abbastanza, un 3 cm più larga di quella del mio fondo di bottiglia. Con una matita disegno nella parte che voglio sia la parte sottostante la circonferenza della mia bottiglia, così, molto sommariamente, è pratico un foro. Metto la colla su tutto il profilo del mio cappellino, che adesso, una volta che è bombato, risulta più largo, quindi c'è lo spazio per mettere la colla a caldo, e adagio sopra il dischetto di cartoncino. Voilà, molto molto carino. Su tutto il bordino attaccate della colla. Io uso la colla a caldo, ma voi usate la colla normale perché è molto più divertente, e attacco dei coriandoli così, in maniera molto random. Voilà, guardate che carino. E se volete potete fare la stessa cosa anche da quest'altra parte. Dopodiché una bella stella filante a contrasto. Questa è la parte più divertente del video. Io raccoglierò coriandoli e stelle filanti fino a Ferragosto, voi lo sapete, vero? E facciamo un paio di giri qui attorno al cappellino per guarnirlo un po'.
facciamo attenzione a lasciare libera la base dei buchini. E ho fatto anche la pattina tutta attorno al cappellino, una guarnizione nella parte superiore. Come la mettiamo? Sempre verde oppure gliela mettiamo blu, più colorata? Ma sì, andiamo di blu e voilà. E poi prendo le cannucce, ne ho qui di diversificati tipi, taglio tante frangette di cannuccia e apro così e faccio la stessa cosa anche con altri colori. E quindi punto di colla all'interno della cannuccia, infilo la cannuccia fucsia, voilà, punto di colla, taglio anche questa turchese, taglio anche questa nel senso della lunghezza, la chiudo su se stessa, puntino di colla anche all'interno di essa e spingo dentro le altre due cannucce, così, voilà, taglio basso su tutto. E appiccico il mio fiorellino qui sul davanti. È proprio una sciccheria, proprio una sciccheria. Voilà, ne metto uno, due, quanti ne voglio. Io adesso ne faccio un altro. Ok, mi fermerò a due fiorellini, non voglio esagerare. Metto l'elastico anche in questo cappellino. Togliamo tutti i filamenti di colla a caldo e anche il nostro secondo cappellino è pronto per essere indossato. Adesso vi lascio alle foto di questi due simpaticissimi modelli di cappello fatti semplicemente riciclando una bottiglia e poco altro, e noi ci vediamo dopo le foto. Buon carnevale a tutti, ciao! Cappellini, che ne dite anche di questo modello? Non è troppo trendy, non c'entro nell'inquadratura, però è molto festaiolo e molto molto carino. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel pollice in su e una bella condivisione, ma soprattutto io ringrazio la dolcissima maestra Maria che mi ha dato lo spunto per questo cappellino qui. Vedete, io lavoro a scuola con le maestre, molto spesso do loro tanti suggerimenti, ma vengo anche ricambiata abbondantemente. Infatti la maestra Maria mi ha fatto vedere un prototipo di questo cappellino e poi io l'ho elaborato a mio modo, e soprattutto da questo cappellino è nata anche l'idea di questo, perché è vero, è bene farsi influenzare ed ampliare il proprio raggio d'azione creativo anche facendosi contaminare dalle idee degli altri, ma è anche vero da esse evolvere e sviluppare qualcosa di nuovo e maggiormente creativo. Quindi guardate anche i video di Arte per Te con questo spirito, cioè prendete l'idea e poi fate la vostra, cercate di creare quello che più vi aggrada e più si confà alle vostre corde, magari partendo dallo spunto datovi dalla sottoscritta. Detto ciò, non mi rimane altro che augurarvi un bellissimo e fashionissimo carnevale e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buon carnevale, scrivetemi qui giù qual è il vostro cappellino preferito. Buon carnevale a tutti.